Sì, direi che molta acqua è passata sotto i ponti dalla seconda metà degli anni 70 ad oggi, però non rinneghiamo nulla di quel periodo, che è stato un tempo ricco di creatività, ricco di novità. È stato un periodo di tempo straordinario, davvero, nel senso superlativo dell'aggettivo. È stato un periodo di grande lavoro, generoso, gratuito, a perdere, tutto a perdere, nel senso che se anziché avvenire in una città come Bologna fosse accaduto a Milano soprattutto, ma anche a Roma e in altre città d'Italia, in altre metropoli vere. Bologna è una metropoli di provincia, se mi passate l'ossimoro, la contraddizione nei termini. Se fosse successo in una di queste vere capitali del fare, naturalmente avrebbero saputo capitalizzare quello che il movimento del 77 produsse, poiché davvero il movimento studentesco di quel periodo, nella seconda metà degli anni 70 del secolo scorso oramai bisogna dire, sono stati anni in cui si è ricercato molto, si è sperimentato, grazie soprattutto alla popolazione studentesca. Il movimento a Bologna si espresse in tutti i campi della creatività, dalla letteratura al teatro, tanto che per esempio a me viene in mente il teatro comico del Gran Pavese Varietà, guarda caso nello stesso palazzo, nel palazzo immediatamente attiguo, immediatamente attaccato a quello di Radio Alice, la prima radio emittente, diciamo, democratica, autogestita del paese. Forse ce ne sono state altre prima di lei, ma a compiere un progetto, a svolgere un progetto così lucido, così chiaro e provocatorio, tanto che fu chiuso dalla polizia non a caso, vuol dire che disturbava il potere, in qualche modo dava fastidio, non mi risulta ce ne fossero mai state. Radio Alice è stata la voce del movimento, il punto di riferimento di tutto il movimento studentesco qua a Bologna nel periodo più caldo, nell'anno più caldo, il 1977, che segna anche lo sviluppo massimo, da lì in poi la decadenza.